ricordare che la prima testimonianza è quella che si dà e che si vive profondamente, per quanto sia scontato, ma nello stesso tempo per quanto sia difficile, perché tante volte abbiamo per scontati degli elementi di vita che invece non sono per niente. Anche per esempio le cose molto semplici, molto banali, il bene in famiglia, il bene che ci vuole in famiglia, tante volte lo abbiamo per scontato. E è così, non c'è dubbio. Però ci sono dei momenti in cui questo bene deve essere visibile, deve essere concreto, deve essere anche manifestato. I momenti appunto, quelli delle feste sono di solito i momenti più tipici di questa possibilità che siamo noi di dirci e di scambiarci degli auguri anche dei segni di bene, di dirci che ci vogliamo bene, che ci ringraziamo, eccetera. Tanti elementi che rischiano per sfuggire dalla vita quotidiana. E allora l'esperienza di fede ci porta all'unità, ci porta a comporre dei pezzi che diversamente rischierebbero di espandersi, perdersi. È come quando appunto smontiamo una cosa, un oggetto, e poi ci abbiamo pezzi di spazio e non riusciamo più a metterli insieme. Il rischio della nostra vita tante volte è anche questo, non riuscire più a ricomporre i pezzi. Questo ci riflettevo alla luce di questa frase, piccola frase centrale di questa pagina di Vangelo, questo verso di Vangelo che descrive e che ci porta in qualche modo davanti alla grotta del presente, dove appunto il bambino mangiatoio e i pastori che vanno, che vengono, e lo stupore a un certo punto emerge, che tutto è descritto dal Vangelo. E come dicevo, questa frase centrale, che è una frase che caratterizza la vita più volte, poche volte, perché nel Vangelo non si parla tanto della Madonna, se ne parla poco, se ne parla in alcuni passaggi, in queste pagine iniziali del Vangelo, di Vangelo, di Matteo e Luca, in qualche altro passaggio, ma quando se ne parla emerge questo elemento, questa caratteristica sua, detta in questa frase, ma io custodiva tutte queste cose, quindi tante. Un atteggiamento tipico di questa giovane, di questa donna, di questa ragazza, di questa giovane sposa, di questa giovane sposa appena diventata mamma, quindi che sta vivendo l'evento, non so come dire, umanamente più grande. Anche questo, come dicevo prima, ascoltato, è normale che una mamma dia la luce così, accade milioni e milioni di volte. Ma perché non ripensare a che cosa significa un bambino che nasce? Una mamma, una donna che porta dentro di sé una vita che è sua ma non è sua, gli appartiene ma gli appartiene. In modo particolare lei chiama tutte le donne che sono già diventate mamme, ma già tante, forse tutte, siete mamme, di figli più piccoli, più grandi, più adulti, quel che sia. Questa esperienza è un'esperienza veramente meravigliosa, sulla quale ci facciamo poco caso, invece sulla quale dobbiamo tornare molto spesso. Questo dono della vita, questa partecipazione alla comunità, l'azione che arriva in Dio. Se Dio sceglie di partecipare, ci partecipare in tutto, per tutto quello che lui fa. E l'azione che arriva, che è la prima, è l'azione primaria, potremmo dire, primigenia dell'agire di Dio, è proprio quello di dare la vita, di creare. Quindi Maria insomma vive questa esperienza particolarissima, come sappiamo, la vive come tutte le mamme, tutte le mamme che danno la vita a un figlio del mondo, ma la vive è ancora più particolare perché c'è questa storia così strana, così misteriosa, di aver concepito un bambino con l'intervento dello Spirito Santo, cioè Dio che ha detto lei senza che un uomo partecipasse come avviene nella natura, come avviene sempre, come giusto che sia. Anche questa esperienza sicuramente l'ha segnata in una maniera unica, in una maniera particolarissima. Ed è stato il segno della sua consacrazione, del suo darsi a Dio. Qualcuno potrebbe dire che lui gli ha tolto qualcosa di bello nella vita, certo, quindi non è proprio una donna che fisica, senz'altro. Una delle cose che ha inventato il Signore. Però sicuramente questo progetto tante volte misterioso della nazione di Dio, c'è qualcosa di grande che è scritto, anche se non sempre si legge, si riesce a dirigere. Questo custodire, questo meditare nel cuore, custodire le cose e meditare nel cuore, nel significato.
significato originario significa proprio mettere insieme, non è solo fluidità, è come noi siamo abituati a pensare, ma c'è un pochettino, ma come quando uno fa comunicazione. Per meditare significa mettere insieme pezzi, allora senza insomma gli altri un grande bisogno, una grande necessità di mettere insieme pezzi, un comporre in unità come un puzzle, come una grande costruzione. Ha avuto la necessità proprio di mettere insieme fatti, parole, anche quando sembrava il contrasto tra loro, queste espressioni, questo appunto di Gerusalemme, eccetera. Ma riascolta i fatti, li registra, li mette insieme per capire il senso, per capire quel significato di insieme, per comporre i dettagli della vita in un quadro unico, che è il progetto d'amore di Dio, per ciascuno di noi. Lei tiene strette nel cuore le parole che vengono da Dio e cerca di comporre come il mosaico, come il puzzle che si ricompone, che quando i pezzi tutti staccati sono dei pezzi che non significano praticamente nulla. Come le teste del mosaico sono dei pezzi colorati che significano poco, niente, ma quando li metti insieme viene fuori fra poco. Allora questo mettere insieme non è da poco, è un dettaglio non da poco. Ci dovrebbe caratterizzare, proprio guardando Maria come modello, ci dovrebbe caratterizzare nelle nostre scelte, nei nostri passi, nella nostra vita quasi sempre. E noi tante volte, per dipendere da che carattere abbiamo, a volte siamo più reattivi, impulsivi, reagiamo più impulso al modo di vita, cioè della vita, quello che accade, quello che facciamo, quello che ci è detto. A volte siamo più riflessivi, qualcuno è caratterizzato magari in un modo più. Ma che ci chiede di essere così? La figura di Maria Pizzino ci chiede di essere più delle persone reattive in maniera istintiva, immediata, istantanea, sempre di pensare e di farti agire. Sempre è possibile, voglio dire, quello che è un buon saggio, no? Ma è qualcosa di più, è qualcosa che aiuta la vita a essere tale. Aiuta la lettura della vita nell'orizzonte di Dio, che altrimenti ci sfugge. Quante volte riusciamo così a fare le cose giuste perché siamo frettolosi, perché siamo superficiali, perché siamo magari giustamente presi da tanti problemi, da tanti pensieri, da tante situazioni che ci stanno sulla testa e che così, nelle quali magari ci sperdiamo. Quante volte usiamo un'espressione, no, proverbiale, non so, scivolare su una goccia di naranno, affogare in un bicchiere d'acqua, perché magari una piccola situazione la ingigantiamo perché non l'abbiamo saputa guardare nel modo giusto. Però Maria ci chiede questo. Maria poteva essere creativa, poteva rispondere male all'angelo e cacciarlo via dalla finestra quando gli ha annunciato, gli ha chiesto, gli ha proposto di diventare la madre del Signore. Maria poteva arrabbiarsi tante altre volte. Immaginate quella scena tipica, unica nel Vangelo di Luca, quando Gesù rimane nel tempio, i genitori si chiamano, lo trovano, poi tornano, insomma, lo cercano, e lo trovano dopo 3 giorni. Un brano emblematico perché è l'unico brano che ci dice qualcosa della vita di Gesù da adolescente, da ragazzo, a 12 anni. Un 12enne impegnativo per i genitori, come sicuramente lo sarà stato per tutta la sua vita, ma come credo ogni figlio è impegnativo per una volta di genitori. Perché si finché bambini, finché che i diritti viaggia, sono un po' comuni, ma quando comincia a diventare quello che deve diventare, cioè una persona diversa da te genitori che l'hai generato, da te padre o madre che l'hai accudito, che ti hai da mangiare, insomma, cosa cresce, quando capisci, percepisci che è qualcosa che è distaccato da te, che è altro da te, lì cominci come genitore a metterti in crisi, a porti delle domande, cercare di capire cosa c'è dietro e soprattutto cosa accadrà dopo, quante paure i genitori hanno nei confronti dei loro figli, perché così, perché chissà che succederà, chissà che farà, chissà come si comporterà, che strada incontrerà, che amicizie sceglierà, tante domande aperte, giuste, doverose da parte dei genitori che hanno appunto dei figli che non lo conosce. Io credo che Maria, lo stile di Maria Giuseppe ci dia un'indicazione, là, come si dice musicalmente, cioè ci dia quel tono e quella linea che può esserci utile, può essere utile a tutti gli educatori, non solo ai genitori, ma anche a chiunque abbia una responsabilità educativa
nei confronti di qualcun'altro, soprattutto delle sue emergenze. Questo suo ascoltare profondo. L'ascolto di Maria che diventa proprio una interpretazione delle proprie che fa luce sul mistero di Gesù. Maria non è solo la madre di Gesù, questo ricordiamocelo sempre, ma è anche l'interprete più autorevole del suo pensiero e soprattutto del suo agire e delle sue parole. Dico che diceva, e proprio in quanto interprete autorevole, per forza di cose si deve fermare in silenzio a pensare, perché la proposta di vita di Gesù è una proposta alta, impegnativa. A volte ci può sembrare anche un po' troppo impegnativa, è quasi impossibile da raggiungere. Al punto tale che ci sono già, magari un po' chiaro da tutto, dopo non so anni, magari a frequentare un po' tutto, quando si arriva, quando si cresce, quando si diventa un po' più grande, dici no, basta, mi sono stufato della chiesa ancora, queste cose, insomma, no, che ho fatto da ragazzino. Quella è la vera sfida, quello è il momento vero in cui c'è una tentazione in maniera ancorata con tutte le domande possibili e immaginabili. Sembrare nel cuore significa per Maria, quindi dovrebbe significare per noi conservare vivo palpitante quel messaggio ricevuto. Il cristiano, e cioè ognuno di noi, è chiamato a interiorizzare la parola di Dio, interiorizzare il vivo per meditare, per elaborare, tradurre nella propria vita e nell'atteggiamento che è. E allora accogliamo questo messaggio, questa proposta, questo stile, questo modo di vita che Maria, presenta, insomma, ecco, io dico sempre che ci ha considerati insieme, come una donna, una sposa particolare, e abbiamo anche una vicenda particolare di matrimoniale, ci ha considerati insieme, perché sono tutti e due insieme che hanno vissuto e sostenuto queste esperienze, anche se poi fondamentalmente la tradizione e la devozione hanno teso un pochettino a sganciare, no? La tradizione su Maria dove si è molto rivelata e ha preso tantissime dichiarazioni della su San Giuseppe, il lavoratore, il patrono dei lavoratori, eccetera. E consideriamo siamo insieme, no? Una donna che hanno permesso a Dio, attraverso la loro disponibilità, di entrare nella storia, nelle vicende quotidiane di ciascuno. Ci vuole anche quello che è chiamato la pace, il messaggio del Papa, la pace di oggi, il messaggio del scrittore, mi sento pazzo, è pubblicato a novembre, circa da novembre, per la pace 2018, che normalmente viene così, diciamo, diffuso il 1 gennaio, come un appuntamento annuale che parla, che va questo Papa e anche i suoi predecessori, hanno voluto andare a tutto il mondo. Quest'anno ci porta ancora una volta un tema che posso dire il nostro Papa è preso talmente tanto e giustamente, l'accoglienza dei migranti. Stiamo a dire, se no qualcuno polemizza, qualcuno ironizza su questa tensione immaginaria del Papa, questo tema così importante per tutta la vicenda mondiale. Credo che noi non possiamo esimerci da questo, cioè dare pensare, dare pensare al nostro livello di accoglienza, al nostro modo di essere in relazione con chi è diverso da noi. Allora che ci pensavo quando vengo qui, caro fare così, con questa parrocchia aperta da una comunità nigeriana, pensate un po', se non ci fossero persone che sono due da lontano, sono al di là chiaramente delle diversi contesti, e questa parrocchia non avrebbe nessun senso, che ci può avere vissuto perché c'è davvero senso di fratelli, eppure vedo di da lontano, accolto un tipo di prece, quindi viene affidata una parrocchia che la porta avanti, insomma, come ben sapete, nel modo migliore. E allora questo sia l'atteggiamento tipico nostro, poi i problemi ci sono, le problematiche sociali, anche politiche, il livello dell'accoglienza, la qualità dell'accoglienza, tutti vengono avvertissimi, non c'è un pericolo, ma cerchiamo di vedere da queste situazioni che coinvolgono veramente tutta l'umanità, per sentirci sempre di più un'unica umanità che deve essere in cammino verso i religioni, verso i religioni, ma per costruire un'unica comunità in cammino, non particolarismo e settarismo, ma tutti vengono insieme come figli